L'emergenza Covid non è ancora finita, lo ricorda l'AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Secondo i dati, infatti, se in media stabile al 15% l'occupazione dei reparti di area non critica da parte di pazienti Covid in Italia nelle ultime 24 ore, cresce invece in 10 regioni. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. È comunque stabile oggi l'occupazione media delle terapie intensive al 4%, che un anno fa era al 36%, e soprattutto non supera la soglia dei 10 punti percentuali in nessuna regione. Intanto per molti italiani è stata una Pasquetta trascorsa fuori porta anche in altre città, con maggiore libertà e meno vincoli e restrizioni. Da Milano a Roma, passando per Napoli, con i luoghi turistici e i parchi presi d'assalto. Siamo qui venuti a fare la Pasquetta in Caffarella con amici di una vita, più o meno 25 anni di conoscenza, e ci siamo persi alcuni per positività, però i pochi ma buoni sono rimasti. Ritornare alla normalità è una cosa che insomma ci fa essere anche felici, ci fa stare bene, dai. Restrizioni che con maggio dovrebbero ulteriormente diminuire, anche se c'è un acceso dibattito sulla cancellazione dell'obbligo della mascherina al chiuso, e un invito alla prudenza arriva anche dai medici di famiglia.